Le stelle di mercoledì, eccoci qua, metà settimana, già pronti per un weekend, che è importante, no? Perché domenica è Pasqua, io lo ricordo agli acquari, perché l'acquario è quello che si scorda le date. sì, è vero, anche il compleanno, a volte, tempo fa mi è capitato, non so se è capitato anche a Salvo, una persona ha detto, oh, auguri per domani, perché domani è domani il tuo compleanno. Noi acquari siamo fatti così. Allora, ricordatevi, acquarelli. Ma in generale, che questa situazione astrologica è molto importante, non solo per voi, sarà una giornata bella, per chi, poi lo vedremo venerdì. Intanto devo dire che oggi il Sagittario è pieno di pensieri, tanti pensieri e poche parole, perché se doveste parlare e dire tutto quello che pensate, secondo me il rischio sarebbe quello di mandare a quel paese qualcuno, vai siete carini, no, forse semplicemente di allontanarvi, ecco, di non farvi coinvolgere da situazioni un po' fastidiose. È una giornata così così, un finale di mese che parla poco con voi, che comunica poco, ma quanti progetti avete in mente? Io spero tanti, perché vi ho detto che il conto alla rovescia è iniziato, mancano poche giornate, dopo la prima settimana di maggio molto si rinnova. Il segno dei gemelli, ecco, anche voi devo dire che in famiglia avete qualcosa da dire o da ridire. Non c'è un oroscopo di blocco, perché se vado a guardare le stelle più importanti, per esempio Saturno è ancora dalla vostra parte, ma nell'ambito della famiglia c'è qualche contrasto, magari in questo momento state facendo le cose sopra le vostre forze, oltre quello che è veramente umano e possibile fare. D'altronde siete quelli che non si fermano mai. Quante volte vi ho detto che anche la notte pensate a quello che dovete fare il giorno dopo. Ecco, magari questa notte cercate di dormire un po' di più. Cari leoncini, tre stelle, dovrei però da maggio mettervene cinque tutti i giorni, adesso non so come farò, perché veramente abbiamo un oroscopo importante, ma bisogna ricordare che prima di arrivare a questo traguardo c'è come un esame da superare, una prova, quindi penso a quelli che magari hanno già attivato un progetto e hanno paura che non vada bene, altri semplicemente che in questo periodo si guardano molto attorno. E l'amore può tornare protagonista, Maggio e giugno sono mesi passionali, sono rossi rosso fuoco, rosso della passione, quindi o state con una persona e la amerete di più, o se siete single la cercherete, o se state con una persona ne cercherete un'altra, no, quello non si fa. Tre stelle per il segno dei pesci, vi ho detto ieri, preparatevi ad una settimana altalenante, ovvero un giorno sì, un giorno ni. Questo dipende un po' anche dalla capacità di dimenticare che voi non avete. Quando una persona vi fa del male oppure rimanete feriti, è difficile superare quella situazione. Anche perché, parliamoci chiaramente, voi siete delle persone molto speciali. O vi date completamente agli altri oppure neanche iniziate un discorso. Però quando vi date, quando amate, quando in qualche modo entrate davvero in comunicazione con una persona in maniera profonda, e poi rimanere delusi di questa mancata comunicazione o di un voltafaccia è un po' difficile da accettare. Tre stelle per il segno del Cancro, a metà, perché adesso devo dire che Venere vi aiuta a relazionarvi agli altri. Una cosa è certa, in amore comandate voi, quindi in questo momento se volete creare del caos, delle dispute, potete farlo. Se invece volete stare sereni, potete farlo. Cosa vorrete fare anche per questo fine settimana in arrivo? Di solito si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Ecco, forse per voi, ne parlerò meglio venerdì, questa sarà una Pasqua con i tuoi, perché avrete voglia proprio di calore, di famiglia, di stare con persone che vi rassicurano. Tre stelle per il segno dello Scorpione. Cari scorpioncini, ci sono giornate in cui neanche voi sapete perché vi gira male o comunque avete il muso lungo. Non guardate in cagnesco gli altri, ricordate tra l'altro che questo è un momento in cui magari state anche facendo dei progetti per il futuro che però non sono bene delineati, non sono bene definiti, e questo un pochino vi fa arrabbiare. Una giornata migliore per il segno dell'Ariete, 4 stelle, quindi l'Ariete ha una bella energia che poi diventerà veramente eccezionale dal 10 di maggio, quando Giove entrerà nel segno. Vi ho detto che dal 10 ci sarà un cambiamento anche epocale, sociale, speriamo anche migliore per tutti noi, e l'Ariete cavalcherà l'onda. Attenzione però a guidare bene, perché è come se vi dessero una automobile di Formula 1,
a disposizione. Insomma, rallentate alle curve, seguite i segnali, poi vi spiego meglio, ma potrete andare lontano. L'acquario 4 stelle, credo che veramente è difficile in questo periodo trovare un acquario che non abbia delle idee nuove. Poi se queste idee sono sfruttabili o no dipende dalla singola persona. È chiaro che non tutti gli acquari hanno lo stesso destino, però è certo che quelli che adesso si danno da fare avranno di più. Anche il segno della Vergine sta meglio e probabilmente se è un po' in pena per una risposta che non è arrivata, che magari riguarda il lavoro o anche la forma fisica, presto sarà rassicurato. Facciamolo passare questo mese di aprile, non è che mi piaccia molto. Anche voi vi sentite tesi, nervosi. Il segno del Toro, 4 stelle, abbiamo iniziato questa settimana in maniera un po' sbilenca, un po' balandata, ma adesso tornate al trotto, avete una bella forza, anche per dire alle persone che vi stanno attorno come la pensate e quello che desiderate. Tra l'altro i sentimenti sono molto appagati in questa Pasqua in arrivo. 5 stelle per il segno del Capricorno, siete i dominatori dello zodiaco. E soprattutto in questo momento potete dire bianco o nero, voi grigio non lo dite, dite o una cosa o l'altra, o sì o no. Quindi fate una vostra scelta, imponetevi se dovete ottenere una risposta. Chiudo in bellezza con la Bilancia, un segno veramente a volte in sospensione, in attesa di novità e forse anche provocato dagli eventi. Alcune situazioni agli inizi dell'anno che avete vissuto adesso e vi hanno affaticato, non le avevate pensate così, non dico gravi, ma così impegnative. Ed ecco perché vi dovete munire di grande pazienza e iniziare a pensare ad una seconda parte dell'anno che conterrà le vostre idee, ma svilupperà quelle che avete portato avanti fino ad oggi. Una giornata attiva. Vi abbraccio forte forte, a domani con me. L'oroscopo finisce qui, ma la trasmissione è sempre qui con voi. Ciao.